Ciao a tutti ragazzi, siamo sempre su Tour de France 2020, andiamo a fare l'ultima delle tre classiche che ci manca, ovvero la Parigi-Roubaix, quindi andiamo a mettere la solita difficoltà leggenda e avevo pensato di farla con la Trek Segafredo per Jasper Stuyven, che in realtà quest'anno appunto ha vinto la Milano-Sanremo, non essendoci la Milano-Sanremo andiamo a fare la Parigi-Roubaix con Stuyven. Quindi andiamo a giocarla. Ed eccoci alla partenza di questa Parigi-Roubaix. Come al solito, come in tutte le classiche, direi che salteremo tutto il pezzo iniziale, siccome sarà abbastanza noioso, diciamo così. E andiamo direttamente agli ultimi, come sempre, 50 km più o meno, o almeno quando si accenderà la corsa, se si accenderà prima, ovviamente. Riprendiamo da prima degli ultimi 50. Siamo a 52 km dalla fine e occhio che partono i primi attacchi. C'era stato un attacco di Van der Poel nel tratto in pavé. Per fortuna diciamo che non è andato a buon fine, cioè neanche si è staccato dal gruppo. Qua la nostra squadra siamo rimasti in tre, quindi ci mettiamo Theuns a proteggere il nostro Stuyven e poi abbiamo anche Mats Pedersen, no? Che avremmo una doppia punta, diciamo, due capitani. Eccolo qua, il nostro Theuns. Ok, attenzione davanti che c'è di nuovo Van der Poel che ha attaccato. Però se non erro la Parigi-Roubaix già l'ho fatta, quindi in teoria bisogna sempre rispondere agli attacchi perché tanto andarsene via da solo è impossibile. Si arriverà alla fine, agli ultimi 20 km, che ci sarà almeno un gruppetto di 7 per forza. Cioè, nel senso, non puoi prendere ed andartene via da solo, è impossibile. Però rimane di solito un gruppettino alla fine. Quindi noi dobbiamo semplicemente provare subito a rispondere se ci sono degli attacchi che possono essere pericolosi. Come qua che c'è Van der Poel con Christoph, Sagan. E tentare come al solito di sprecare meno gelblu possibile. Adesso per ora diciamo che non siamo proprio messi benissimo. Io non voglio andare dietro a Van der Poel sinceramente. Voglio rimanere passivo. Allora, no, Pedersen, cavolo, non gli ho dato il gel blu, non l'avevo visto. Peccato. Perché ci siamo compromessi un buon gregario, più che gregario un buon co-capitano, anche se ora sta recuperando il gruppetto con Pedersen. Perfetto, c'è di nuovo, sì, allora mettiamocelo a proteggere. Quarantaquattro chilometri e ci sono ancora tanti settori davanti in pavé. Noi abbiamo bisogno assolutamente di spendere meno energie possibili perché a barra blu non siamo affatto messi bene, quindi abbiamo poche energie. Attenzione qua. Ora è Bora e CCC che lavorano. Attenzione a Stiba. L'attacco Stibar, lo segue Van der Poel. Noi proviamo a sfruttare qualcuno che vada a chiudere, come qua Sagan, Asgren, Van Avermaet. Teniamoci in questo gruppettino. Qua il nostro Pedersen che arriva ad aiutarci. Perché non vanno un po' gli altri a tirare?
Allora, 18 secondi per ora ci sta prendendo il gruppettino davanti con Van der Poel. Eccoli lì, sono pienamente sotto controllo per ora. Aspetta, vorrei che andassero gli altri a tirare. Ok, ecco. Con Van Avermaet, che in realtà non sta tirando, ma sta provando un vero e proprio attacco. Che a quanto pare non siamo gli unici messi male ad energie, perché anche il gruppettino davanti con Van der Poel si è rialzato praticamente. Abbiamo ancora Mats Pedersen qua. Attenzione, ancora attacco di Sagan. Stavolta ci dobbiamo alzare un attimo sui pedali anche noi. Per andare subito prontamente a chiudere. Ancora Sagan. Vado a inseguirlo Van Aert con Nasen. Dai, per ora va bene, perché a quanto vedo anche gli altri non hanno troppe energie, perché stanno facendo ritmi abbastanza lenti, diciamo così. Cioè, non impossibili, ecco. Altro settore di pavé è andato. Attenzione, ancora attacchi, o perlomeno ritmo. Mi metto anche un attimo in aerodinamica in questa piccola discesina, pur di risparmiare energie, perché so che è importantissimo, come in tutte le classiche d'altronde. Tanto sbaglio, pure ho visto Gilbert che era andato in crisi, diciamo. Quindi buono, eh. Contendente alla vittoria che rischia di essere già tagliato fuori. Intanto là davanti di nuovo Sagan con Van Avermaet. Intanto il nostro Mats Pedersen rischia di crollare. Ah sì. Prova a fare il ritmo Valotto. km e mezzo. Ora chi è che sta facendo il ritmo? Degenkolb. E sta iniziando un altro settore in pavé. Con Asgren a ritirare. Tirare 23 secondi. Iniziano ad essere pericolosi, Sagan e Van Avermaet. Andiamo un po' anche noi a tirare, giustamente collaboriamo. Ok, Tom, direi, non per di far tirare anche gli altri. Ancora davanti Van Avermaet, ora a tirare il gruppo. km. Ancora tratto in cui non succede per ora niente. Ed eccoci ai meno 20 km. Sempre la situazione è abbastanza sotto controllo. Ci sono sempre Sagan e Van Avermaet a 40 secondi. Ora tentiamo come al solito di far lavorare gli altri. Noi dobbiamo assolutamente risparmiare più energia possibile in vista del finale, come anche nelle altre due classiche che abbiamo giocato. Sempre a risparmiare.
Ora a fare ritmo c'è Asgreen con Van Aert e Christoph. Aspettiamo il loro lavoro, mentre davanti, attenzione, Van Avermaet ne ha un po' di meno. Eccolo lì, è crollato, anche Sagan, sono crollati tutti e due, eh. Attenzione, stiamo andando a riprenderli. Chilometri, entriamo nel settore 2, quindi penultimo settore. Quindi i due davanti, Sagan e Van Avermaet, sappiamo che hanno poche energie perché li abbiamo visti crollare prima. Quindi direi che questi 45, 46, 48, ora 50 secondi che hanno di vantaggio non dovrebbero essere così pericolosi, perché comunque sappiamo che appena questo gruppetto inizia a fare un po' di ritmo li possiamo andare a riprendere agevolmente, anche se ora attenzione che il vantaggio va sopra il minuto. Ora Bettiol va a lavorare giustamente perché è compagno di squadra Van Marc, penso che siano gli unici che hanno un compagno di squadra. Attenzione a Oliver Nase, va a fare lui il ritmo. Nulla da fare, ancora rallentamento, 12 km, 1 minuto e 20, non dobbiamo correre il rischio di spaventarci del gap che c'è ora, perché 1 minuto e 15 è tanto, perché ricordiamoci che prima erano crollati. Dare, vabbè, anche noi un po' il contributo, dai, sembra giusto, ma non troppo, perfetto, passa. E andiamo a infilarci nell'ultimo settore di pavé. Con Asgreen e Polit che vanno a fare ritmo. Ora Asgreen, senza Polit, diciamo. Attenzione, che però là davanti ha guadagnato tanto, eh. Ora finiamo l'ultimo settore di pavé, quindi direi andiamo a prenderci il blu. Perfetto. Quindi ad energie siamo messi strabene. Ora, attenzione che comunque Stuyven non è fermo in volata, però ovviamente non è ai livelli di Christoph, Van Aert, Van Der Poel, quindi occhio che siamo contro gente molto veloce. Siamo anche in 13 ancora in questo progetto, quindi abbastanza numeroso. Mentre ormai i due là davanti sono sotto controllo, diciamo, non sono troppo lontani, andiamo un po' a tirare anche noi, dai, tra pochissimo. Abbiamo visto che Van Der Poel sta andando di nuovo a tirare, gli lasciamo subito il compito a lui. Ora, attenzione che stiamo per entrare nel velodromo e magari sfruttando l'entrata del velodromo, che se non erro è una bella curva d'imbuto, possiamo provare qualcosa noi. Magari adesso che c'è questo rallentamento, andiamo a provarci. Vedo la curva di entrata nel velodromo. Attenzione, andiamo a riprendere Sagan. Perfetto qua. Però abbiamo poco, abbiamo pochissimi. Nulla da fare. Che ripresi Van Der Poel. Andiamo subito a prendere tutto giù il rosso. Occhio. 1 km 200 metri. 1 km. Tentiamo l'attacco, tentiamo la volata perlomeno, non l'attacco. Degenkolb è dietro di noi, proviamo a tenerlo dietro e ce la facciamo! Andiamo a vincere con Jasper Stuyven, la Parigi-Roubaix, attenzione!
E quindi riusciamo a vincere la Parigi-Roubaix con Jasper Stuyven davanti a John Degenkolb e Mathieu van der Poel. Così riusciamo a vincere tutte e tre le classiche di questo gioco. E quindi io vi do appuntamento fra 2 giorni, che inizierà il Giro d'Italia, dove andremo a farlo anche noi. Quindi ciao ciao a tutti e fra 2 giorni.